Dark Web, perché come sapete è un problemone, è uno dei problemoni di internet. Molti reati passano da lì, perché ovviamente è un mondo complesso dove è più difficile beccare le persone, dove grazie ad alcune criptovalute si possono pagare, a causa, se volete, di alcune criptovalute, dov'è qua? Si possono pagare a telecamera, eh? Ciao, sono qua. Ehi, allora, mannaggia, la regia, che poi sono sempre io, da qua, eh? Perché vi ricordo questa cosa, qui facciamo, eh? Però parliamo di quella serie. Allora, 8 miliardi e 4, guardate la slide, spero la faccio vedere, 8 miliardi e 4 sono i dati oggi presenti, dov'è qua la musichetta, presenti sul dark web. Cioè vuol dire che ci sono i dati di 8 miliardi e 400 milioni di persone, tu dici, ma sono più degli abitanti del mondo? Sì, perché ognuno di noi ovviamente ha magari più identità, più cose, per cui praticamente siamo tutti là sopra. Quindi attenzione e occhio quando usiamo le varie password, perché è un attimo che ci freghino. E infatti, se andiamo a vedere qua, allora sul dark web i vari dati rubati, delle varie identità, delle varie cose, hanno dei prezzi. Cioè per farvi... non so, clonare, trovare una Mastercard clonata con un PIN funzionante, oggi costa $25, mannaggia, nel 2020 costava 15, cioè capite, ci sono anche, voglio dire, i pricing, no? Un American Express con il PIN un po' di più, 35, perché di solito hanno limiti più alti, e avanti così, cioè, non so, se avere un PayPal account con tutti i dettagli oggi... è sceso, perché ce ne sono talmente tanti, costava £200, adesso £30. Cioè, ragazzi, siamo veramente ovunque. Per sapere se ci siamo, attenzione perché ci possono essere siti fregosi dove noi inseriamo la nostra email per sapere se ci siamo e quelli la registrano. Invece questo è serio, si chiama Have I Been Pwned? Pwned è proprio owned, sarebbe owned, posseduto, no, in inglese, ma è dovuto, come al solito, i giochini da geek, è diventato Pwned perché è un errore di scrittura, la O è vicina alla P e c'è scritto Pwned, come quando adesso nel mondo delle cripto, no, si dice holding, che diventa hodling, proprio perché c'è quel giochino lì, è sempre un po' stato così, un gioco un po' hacking. Inseriamo lì dentro la nostra email e vediamo se è dentro, o il telefono, se è dentro questi database. Attenzione, qui stiamo parlando di database con, cioè, 772 milioni di account rubati, cioè c'è l'elenco di tutti i più recenti, no, account rubacchiati. Daily Quiz si è fatto appena fregare 8 milioni di account, Drive Shore si è fatto fregare 3 milioni di account, e per quello dobbiamo cambiare le password spesso, ragazzi. Qua ce n'è un altro che si chiama intelx.io, anche qui si possono cercare le cose, per cui occhi veramente aperti. E a proposito di occhi aperti,